Ripetiamo dove ci eravamo lasciati la volta scorsa relativamente ai requisiti strutturali. Allora, abbiamo visto che se consideriamo una qualsiasi struttura, soprattutto di quelle che quasi tutte le strutture che noi consideriamo quest'anno nel nostro primo anno di ingegneria strutturale, perché prendiamo una qualsiasi struttura, come può essere anche ad esempio un edificio, disegniamo qua un prospetto, e prendiamo che sia una qualsiasi azione, ad esempio un carico quasi sommitato, può essere magari la sintesi di l'alterazione del vento, magari in forma approssimata, e corrispondentemente misuriamo il drift, costantemente l'ultimo piano, ecco, qualsiasi struttura, anche questo edificio qua, ha fondamentalmente questa risposta qui. Noi mettiamo in ordinata tradizionalmente il carico, un parametro di carico di densità, in questo caso qui ad esempio H, e in orizzontale mettiamo quello che è definita la risposta strutturale, quindi ad esempio di quanto si sposta, spostamento, delta, che bene o male ci sintetizza il comportamento della struttura. Ecco, tutte le nostre strutture, diciamo gran parte, hanno un comportamento inizialmente lineare fino a un determinato livello di carico, dopodiché in qualche punto della mia struttura la materiale entra in campo lineare, quindi esiste un danno. Possiamo chiamare questo livello di carico H, se parliamo di acciaio mettiamo l'indice Y, che sta per yielding, che in inglese vuol dire snervamento. Dopodiché abbandoniamo il comportamento lineare. Alle volte questo punto qua lo si indica con la lettera Y grande, per lo stesso motivo, questo è lo spostamento tra il quale c'è lo snervamento in qualche punto della mia struttura, dopodiché il comportamento diventa tendenzialmente non lineare fino a un massimo, indichiamo con H max, questo lente di spostamento, dopodiché se aumentiamo il carico non troviamo più nessuna soluzione, quindi la struttura collassa e non c'è verso. Se invece idealmente possiamo andare avanti come se lavorassimo a spostamento imposto, quindi è come se al posto che lavorare con questa struttura avessimo questa altra configurazione, quindi la struttura è identica, l'unica cosa che qua supponiamo di avere un carrello ideale, come se ci fosse una mano enorme, e facciamo cedere questo carrello in orizzontale di C. Beh, se misuriamo la reazione all'interno del carrello, la chiamiamo R, abbiamo già visto che potremo ripercorrere questa struttura qui, questo percorso qua, questo carico qui, questo percorso di carico qui, come se lavorassimo sotto carico imposto. È chiaro che se noi abbiamo una singola trave, possiamo pensare di fare questa cosa in laboratorio, perché il carrello che cede in effetti è la spinta del martinetto. Questo sulla struttura reale non si riesce a fare, perché non c'è, non possiamo avere un vincolo a 30 metri di altezza il carrello che cede, quindi fisicamente non si può fare questa cosa qui, però la potremo fare in maniera virtuale quando sapremo usare i codici di calcolo. Quindi con i codici di calcolo normalmente si può simulare
come se fossimo in laboratorio, quindi facciamo una prova spostamento imposto, non fisica, perché non c'è il macchinario, eccetera, facciamo in maniera virtuale con il calcolatore con cui possiamo anche seguire quindi il ramo post-critico fino a che a un certo punto viene il collasso della struttura, ci sono delle parti che si staccano, dopodiché la risposta è nulla. Abbiamo anche riconosciuto la volta scorsa, abbiamo discusso quindi che i requisiti elementari strutturali, le caratteristiche e le qualità strutturali elementari sono essenzialmente questa pendenza, che è essenzialmente rappresentata dalla rigidezza. Abbiamo discusso che tutte le nostre strutture devono essere sufficientemente rigide. Poi, la seconda proprietà è la capacità portante rappresentata da questo carico massimo che la struttura può supportare. La terza proprietà è la duttilità, quindi questa deformazione qua ultima, la possiamo indicare con delta U. E poi abbiamo notato che c'è una quarta proprietà che richiede che la struttura sia in equilibrio stabile, ovvero non ci possono essere punti di biforcazione qui, che siamo in campo lineare. Questo tipo di biforcazione, questo tipo di instabilità verrà detta instabilità euleriana, ed è l'instabilità più semplice, che l'unica che possiamo vedere quest'anno. Ci sono poi anche instabilità anche in campo non lineare. La cosa diventa più complicata perché qui, vedete, fino a che siamo qui, il comportamento del materiale almeno elastico lineare. Qua invece anche il materiale non lineare, cioè in genere un'interazione tra un'instabilità e non linearità. Faccio anche notare che questi punti qua, questo lo possiamo chiamare ad esempio B1, perché è il primo punto di bifurcazione lungo il percorso di equilibrio, che vuol dire che al massimo la mia struttura può teoricamente arrivare a questo livello di carico, quindi prima ancora di entrare in campo non lineare. Questo invece lo possiamo chiamare come B2, secondo punto di bifurcazione, e una regola generale è che lungo il percorso di equilibrio la struttura risponde sempre seguendo il percorso di equilibrio con il ramo con la risposta più bassa. Quindi la struttura comincia a incamminarsi su questo percorso di equilibrio, qui trova un bivio, teoricamente potrebbe andare in avanti salendo oppure potrebbe scendere. Il ramo con crescita di carico è sempre instabile, quindi non viene mai percorso, quindi la struttura teoricamente segue questo percorso qui. Quindi in generale ci possono essere tanti punti di instabilità, la cosa che è interessante è il più piccolo, quello che è legato al carico più piccolo, perché è quello che effettivamente viene seguito. La cosa si complica anche ancora di più in questi termini qua. Questo è un caso di risposta teorico in cui la struttura è ideale, ovvero è perfetta. Se al suo interno esistono imperfezioni, le imperfezioni sono legate al fatto che questa struttura qui sarà fatta di elementi, di aste in acciaio che sono sì industrializzate, ma come tutti i prodotti dell'uomo sono soggetti a imperfezioni, delle tolleranze di fabbricazione. Allora, vedremo che, considerando in effetti la struttura imperfetta, il percorso reale non è quello in cui io seguo e arrivo esattamente a questo bivio ideale, ma è un percorso che arrotonda la strada. Il passaggio da questa situazione, da questo percorso qui, a questo qui, è difficile da calcolare, noi praticamente non riusciremo a farlo se non in un caso molto semplice quest'anno, però ci dice subito che il fenomeno di instabilità non solo è pericoloso perché è tendenzialmente fragile, come abbiamo visto, ma è anche soggetto a sensibilità alle imperfezioni, che vuol dire che se teoricamente posso arrivare fino a questo livello di carico, la struttura ideale, siccome la mia struttura è comunque imperfetta, perché contiene delle imperfezioni di geometria, per esempio, pensate, le aste non avranno un asse perfettamente rettilineo. Se voi prendete un qualsiasi elemento, rendete conto che non è perfettamente, non può essere realizzato perfettamente rettilineo, è un po' imbarcato, un po' incurvato. Le sezioni non è vero che sono costanti lungo la vostra trave,
Ecco, tutte queste imperfezioni si accumulano e vi fanno decadere. Il mio disegno è anche significativo, con delle perdite di capacità portante rispetto al caso teorico, che possono essere anche, pensate a questo segmento rispetto a questo, possono essere anche del 30%, del 50%. Quindi, però, questa abilità è pericolosa perché è fragile, poi accumulato con le imperfezioni che ci sono, non le abbiamo ancora viste, dopo le vedremo con calma, fanno ulteriormente decadere la capacità portante. Quindi quello che sarebbe la risposta di una struttura perfetta senza fenomeni di stabilità presenta una capacità portante fino a questo livello. Se oltretutto la struttura è soggetta a instabilità, ci sono più punti di biforcazione in cui nascono dei rami secondari, la struttura svia comportandosi in una maniera differente da quella con cui aveva cominciato a rispondere. Di tutti questi punti il più pericoloso è quello più basso. Teoricamente dopo dovrei seguire questo ramo qui che è fragile, in effetti seguo per le imperfezioni un percorso che arrotonda questo biglio e questo comporta un'ulteriore perdita di capacità portante. Quindi vedete, questo aspetto qui della stabilità di una struttura è un qualcosa di essenziale, perché la stabilità abbiamo sempre legata alla fragilità. Poi le imperfezioni possono ulteriormente abbassare la capacità portante. Ecco, in questo quadro qui possiamo riconoscere quindi che fondamentalmente questa zona qui è quella che dovremmo verificare lo stato limite di esercizio. Stato limite di esercizio, verifichiamo la resistenza struttura fondamentalmente. Invece tutto il resto riguarda quello che è lo stato limite ultimo. Quindi tutto questo riguarda lo stato limite. Stato limite. Questo è un quadro molto asettico, molto uno schema della risposta strutturale, dei requisiti strutturali. Perché dopo in effetti questi concetti, in particolare quelli di crisi, di capacità portante della struttura, vanno anche graduati, vanno anche pesati. È interessante fare questa osservazione qua prima di andare avanti. Fermo restando che, per esempio, se io avessi, lo segniamo qua sotto, una struttura molto semplice come questa, questa è la mensola, con sopra un balcone, con sopra un carico in punta, sicuramente anche per questa struttura qui vale questo ragionamento qua, no? Però qui, se volete, per la semplicità della struttura, è facile immediatamente capibile quando sono arrivato alla crisi della struttura, perché ad esempio quando cede questa sezione di incastro, che è quella più sollecitata in termini di momento flettente, è chiaro che la mensola collassa, no? Ecco, in generale, se voi invece pensate proprio alle strutture che abbiamo segnato sopra, le telai che abbiamo segnato sopra, la cosa non è così immediata e va anche giudicata. Quello che quindi vediamo è questo: al di là dei numeri della rappresentazione schematica, noi come ingegneri, quando ci occupiamo di costruzioni, dobbiamo anche pensare, vedere, giudicare il grado di rottura, il grado di crisi strutturale, perché non è sempre immediata, a parte casi di semplice motore lì della mensola, non è sempre immediato riconoscere il collasso. Facciamo questo esempio, supponiamo di avere una struttura non complicatissima, ma per esempio pensiamo di avere anche questo semplice telaio fatto in questa maniera. Qui vi ho segnato anche quelli che possono essere eventualmente i plinti, qui per esempio vi ho segnato l'ingrosso, che è l'angoletto che le volte si segna per dire che c'è continuità in momento flettente. Lo schema di questa struttura qui, gli assi,
sono questi qui, no? Vi segnalo subito che, per esempio, una ambiguità in questo disegno è, per esempio, pensare se questi clienti qua funzionano come incastri o come cerniere. Poi eventualmente pensare anche qual è il piano di scorrimento, qual è il piano di incastro, qual è il piano in cui si appoggia in cerniera la struttura. Per esempio, potremmo ritenere in questa serie qui, in maniera elementare, anche che non so, l'incastro sia realizzato qua. Il piano di imposta potrebbe essere questo. Questo qui è uno schema, quindi, che potremmo pensare in termini ideali di interpretare in questa maniera. Lo segniamo qua sotto in piccolo. Questo qui è lo schema ideale, un telaio con tre incastri alla base. Bisognerebbe ragionare se sono incastri oppure se sono cerniere. Bisognerebbe ragionare dov'è il piano di imposta dell'incastro, se è qui o è qui oppure in mezzo. Diciamo, lo schema potrebbe essere questo. In questo momento qua accettiamo questa visione della struttura, questa interpretazione della struttura. Allora, se io faccio lo stesso schema che ho fatto prima, penso di considerare una forza H, poi avrò il drift qua, in questo telaio non lo chiamo. Ecco, all'inizio, quando sono a questo punto qua, mi immagino che la mia struttura sia scarica e indeformata. Quindi, quando H vale 0, la struttura sta lì, è scarica e indeformata. Man mano che io faccio crescere H, cresce all'interno lo stato di sforzo di tutta la struttura, cominciano a svilupparsi i diagrammi dei momenti dell'azione assiale del taglio e la struttura comincia a essere, si dice, cimentata nel carico. A un certo punto, al crescere del carico, quando sono qui, lasciamo perdere la mentalità, quando sono qui, in un punto qualsiasi della mia struttura, cioè non un punto qualsiasi, in un punto, il punto più sollecitato della mia struttura, qui non so qual è, sarà un punto questo, per dire non so qual è, ci sarà un punto, vorrei farmi i calcoli, ci sarà un punto della mia struttura in cui, per esempio, l'acciaio, presente in questo punto qui, raggiunge la sigma di sderramento. Per esempio qui, la mia sigma, se per esempio voi fate il calcolo con Fommise, potrebbe essere la sigma ideale, questa qui è uguale alla FYD. Quindi teoricamente in quel punto lì avete raggiunto il tasso di lavoro massimo consentito all'acciaio e da qui in poi questa fibra è plasticizzata. Quindi qui questo carico qua H è quello che per la prima volta in un punto, in una fibra, vi fa raggiungere il tasso di lavoro di serramento. Allora, quando siamo qua, a questo punto in avanti, qui la struttura cambia, entra in campo non lineare, quindi se volete forse fosse un po' danneggiata. No, possiamo magari segnarla in neretto, normalmente per convenzione in neretto si segnano le plasticizzazioni sulla struttura in acciaio, questa struttura è un po' plasticizzata, no? Allora, quello che c'è da riflettere è questo. La crisi, per esempio, in una struttura in acciaio in un punto è sicuramente un evento che danneggia la struttura, ma non porta il collasso della struttura. La struttura, infatti, come vediamo qui, è caratterizzata da una notevole, da una significativa duttilità. Quindi, normalmente, questo livello di crisi qua, che è un livello di crisi puntuale, non è quello che porta al collasso di tutta la struttura. Se il materiale ha una certa duttilità, quindi per esempio per l'acciaio va sicuramente bene, anche per il calcestruzzo armato vedremo che la cosa non è drammatica, la crisi di un punto. Se invece parlassimo di una struttura in vetro, la crisi di un punto, per la fragilità intrinseca del materiale, provocherebbe il collasso della struttura. Allora, se abbiamo raggiunto la crisi di un punto, sicuramente un evento, diciamo, non positivo, ma non è drammatico, possiamo continuare a far crescere il carico. Supponiamo al solito che non ci siano dei momenti di stabilità. Man mano che continuiamo a crescere il carico, il cemento della nostra struttura, quindi lo stato di sforzo complessivo nel dominio strutturale,
aumenta sempre di più. In particolare, per esempio, qui anche le fibre più vicine si plasticizzeranno. A crescere il carico potete pensare alla plasticizzazione come un esempio brutto, però potete pensare tipo come la metastasi di un tumore, no? Man mano si comincia a diffondere la plasticizzazione, poi possono sorgere anche delle plasticizzazioni in altre parti della struttura, no? Man mano che cresce. Quando voi simulerete con il calcolatore il carico applicato su questa struttura, vedete come una mappa termica all'interno della vostra struttura, vedete man mano che i colori, queste macchie qui si aumentano, no? E vi fanno vedere come progressivamente la struttura si plasticizza sempre di più, quindi il comportamento risulta sempre progressivamente non lineare. A un certo punto, per un certo livello di carico, potrebbe essere per esempio che le plasticizzazioni, che sono sempre aumentate, magari risultino, come vedete qua, passanti sull'intera sezione. In questo caso qui, quindi, a questo secondo livello avete raggiunto la crisi di una sezione della vostra struttura interaiata. Allora, anche qui il danneggiamento, potete pensare alla plasticizzazione di una sezione, è come, in grosso modo, se voi danneggiaste questa sezione, no? Pensate al limite che la sezione sia così danneggiata che è come se la tagliasse. Questo è un ragionamento estremo, no? Perché se il materiale è plasticizzato, è comunque presente, vuol dire solo che non aumenta la capacità portante. La crisi di una sezione, la crisi sezionale, se la struttura è prostatica, non comporta automaticamente la crisi di tutta la struttura. È chiaro che se la struttura è isostatica e qui si plasticizza questa sezione qua, quindi come se tagliassi questa sezione, qui la struttura collassa. Perché se voi in una struttura isostatica tagliate una sezione, lì automaticamente la struttura, l'equilibrio è il più possibile. Qui invece, se la struttura è iperstatica, non è detto che la crisi in una sezione comporti il collasso di tutta la struttura. Se andate avanti, quindi potete continuare, chiaramente la struttura è sempre più danneggiata, quindi la risposta complessiva si piega sempre di più, potrebbe essere a un certo punto che magari uno degli elementi, ad esempio questo, si instabilizzi e quindi per esempio qua questa colonna qui potrebbe sbandare in una certa maniera. Vi segno soltanto lo sbandamento possibile di questa colonna. La crisi qua, per esempio, è chiaramente a un livello successivo, perché qui non è soltanto un punto che si plasticizza, non è una sezione collassa, qui è tutto un elemento che per instabilità si accartoccia. È un livello successivo, no? Quindi questo è un secondo livello sezionale, questo è un livello che considera collasso di un elemento della vostra struttura. Allora, anche qui il collasso di un elemento ha diverse ripercussioni, no? Perché, per esempio, in questo caso qui, se mi cede una colonna su tre, è probabile che venga coinvolta, come vedete, metà dell'edificio. Perché una volta che questa colonna non c'è più, magari probabilmente questo pezzo di traverso collassa a sua volta, quindi comunque la crisi è significativa. Se però pensate, per esempio, una situazione come questa, questo è un edificio multipiano, come potrebbe essere un edificio alto, è uno schema tipico di strutture in acciaio, come quando andate in America, vedete, e così via. E qui, per esempio, il collasso di una colonna o il collasso di una trave su 1000 colonne, 1000 travi, probabilmente ha un significato anche differente. È come se fosse la smagliatura di una calza di una signora, no? Quindi è probabile che sia una cosa anche
limitata. Quindi il collasso di un elemento non è anche giudicato, perché in questo caso qui effettivamente si collassa questa colonna, che è anche qualitativamente comprensibile che metà del mio edificio sia danneggiato. Qui probabilmente se collassa una delle 5.000 colonne che ho, anche statisticamente il danno veramente limitato. Faccio notare che anche, occhio, che ogni cosa va anche giudicata in maniera fortuna. Qui cede una colonna su 5.000, effettivamente possiamo ritenere che non sia importante. Però vi faccio quest'altro caso di struttura. Qui uno schema, come si trova spesso e volentieri, è un edificio che ha la colonna soltanto in centro, no? E poi sopra c'è il resto dell'edificio. E anche qui, se collassa una colonna su 5.000, vediamo, se collassa una di queste, situazione come questa qui, se collassa questa, è un altro conto. Vedete, queste sono considerazioni che sono elementari. Il collasso di un elemento dopo va giudicato nel contesto del sistema. Qui è una cosa ovviamente importante, mi distrugge metà del mio edificio. Qui probabilmente è un danno locale. Qui è sempre una colonna che cede, però è devastante. Tutto l'edificio collassa. Noi come ingegneri dobbiamo comprendere quello che succede alla nostra struttura. Perché la verifica può essere sempre la stessa. È una verifica che faremo su una stabilità con una colonna di Euler, come fate, avete già fatto con l'ingegner Arangio, la verifica è la stessa. Qui e qui. Però il significato di fallire questa verifica è ben differente, no? Ecco, questa è anche quindi un'osservazione che ci deve far ragionare su livelli differenti di verifica. Per esempio, se la struttura, ripeto, fosse in vetro, noi ci saremmo morti qua subito, no? La struttura ha una certa duttilità, il materiale ha una certa duttilità, possiamo arrivare qui. Questa è già un po' più opinabile. Poi, in teoria, per esempio, se pensate, io potrei avere anche proprio la situazione in cui tutto il sistema, posso, anche se magari questo elemento collassa, pensate che sia collassato questo, poi magari il colore sarà un altro elemento, però per esempio potrei tracciare il resto della curva quando anche uno o più elementi collassano. Quindi potrei fare un livello di verifica 4 sull'intera struttura. È ovvio che se la struttura è isostatica, come questa, per esempio il livello di verifica sull'intera struttura, il collasso sull'intera struttura coincide col collasso della sezione, no? Però in generale se la struttura è iperstatica si possono avere questi differenti livelli di verifica. Allora, fermo restando che con il calcolatore noi possiamo seguire simulare eventualmente, come abbiamo fatto qui per esempio, tutta la curva, è chiaro che dopo se facciamo i calcoli a mano, no, la cosa deve essere semplificata. Allora, le norme tecniche attuali si fermano facendo le verifiche, quindi giudicando il collasso di una struttura, oppure noi sono quelle semplici che abbiamo, noi le giudichiamo o a livello di resistenza, a livello sezionale, ovvero a livello di instabilità, a livello di elemento. Quindi nelle normative, che sono tendenzialmente normative fatte per la generalità delle strutture, considerando quindi in generale strutture usuali, quindi non il grattacielo di 600 metri o di 3 km, per le strutture diciamo usuali, normalmente le verifiche si fanno a livello sezionale o a livello di elemento quando ci sarà l'instabilità, no? Una volta, anni fa, prima delle normative, ho detto stato limite ultimo, stato limite ultimo, stato limite esercizio, quindi secondo il formato di verifica era stato limite, una volta si facevano solo le verifiche a questo livello qua, con un comportamento lineare. Questo metodo di verifica era detto alle tensioni immissibili. Se voi chiedete ai vostri papà, ai vostri nonni, ai vostri zii, così via, loro, quelli che sono anche la mia generazione, 52 anni, fino al
2005, essenzialmente fino a una decina di anni fa, le verifiche erano quasi tutte fatte alle tensioni miscibili. Quindi si facevano verifiche solo considerando il comportamento lineare e verificando essenzialmente il non superamento in qualsiasi punto della struttura di questo tasso di lavoro. A parte si facevano queste instabilità che sono sempre un po'. Con le nuove normative invece si devono fare tutte e due le verifiche. Queste qui coincidono essenzialmente alle tensioni miscibili. Quando per esempio faremo, consideriamo il futuro in cemento armato, per esempio faremo verifica a un esercizio delle sezioni di cemento armato, introdurremo dei coefficienti, dei formalismi, no? Se dopo voi incontrate vostro nonno che vi chiede: ah, caro nipote, cosa hai fatto? Ho studiato le verifiche, ho fatto la sezione delle verifiche del stabilimento di esercizio. Nonno strabuzzerà gli occhi, mi dà, io facevo le tensioni immissibili, però si chiede al nipote: fammi vedere come si fanno le verifiche, a parte i simboli, il nonno a un certo punto dirà: queste sono le tensioni immissibili. Perché è così? No? Questo invece è un aspetto che è nuovo, no? Già che ci siamo, faccio notare questa cosa: perché è necessaria questa distinzione? Una volta si faceva solo, si considerava solo questo tratto qua, no? Allora, considerare questo tratto qua vuol dire, ad esempio, che io prendo in considerazione il comportamento fino a questo punto qui, in cui ho H e Y, questa freccia qua Y. Quindi, se io verifico la mia struttura, vuol dire che fondamentalmente per tutti questi livelli di carico, se per esempio sono qui, trovo questa soluzione, questa freccia qui. Funzione di questo carico, guardo che le sigma qua dentro siano inferiori a questo valore qua, e giudico quindi se la struttura va bene o non va bene. Però questa struttura va bene, per esempio, però non mi permette di distinguere questi comportamenti. Vogliamo che da qui in poi la struttura continui così. Questa è la struttura che arriva fino a qua, dopo muore. Questa parte da qui in su non l'ho vista, io mi sono fermato a questo primo livello qua. Ora supponiamo invece che ci sia quest'altra struttura qui, questa è la struttura B. Se io mi fermo a guardare solo qua, le due strutture, l'A e la B, uguali. Ora supponiamo invece che ci sia questa struttura qui, questa è la struttura C. Io mi sono fermato fino al punto Y, dopo non ho visto niente. Vi rendete conto che, per esempio, non riusciamo a distinguere, a dire: guarda, sì, in esercizio tutte e tre le strutture vanno bene, però per esempio questa qui, nel confronto delle altre due, sicuramente è quella che è meno bella, perché è fragile. Questa per esempio è molto duttile, questa qui per esempio ha una che la duttilità, un comportamento lineare, dopo sarà magari fragile, però ha una resistenza molto più alta di quella che viene richiesta. Se voi vi fermate soltanto prima del punto Y, un comportamento elastico lineare, basta, le tre soluzioni per voi sono uguali, no? E non è così, perché per esempio questa è probabilmente la più bella di tutte, perché è con la capacità portante massima, la duttilità massima. Questa potrebbe ancora andare bene, questa per esempio, girato l'angolo, collassa subito in maniera fragile. D'accordo? Quindi si è riconosciuto che il comportamento in esercizio è importante, e quando voi progettate la struttura, prima di tutto pensate che sia fruibile, no, perché la struttura ci si deve camminare sopra, poi deve avere un comportamento ultimo adeguato. Storicamente all'inizio c'erano persone, ricercatori, che consideravano solo lo stato limite di esercizio, quindi guardavano solo questo e non riconoscevano come andava bene lo stato limite di esercizio. Storicamente c'erano invece delle altre persone che sviluppavano soltanto il cosiddetto calcolo a rottura, quindi consideravano solo quanta era la capacità portante massima della struttura. Anche questo, quindi, se volete, consideravano solo gli stati limite. Anche questo non va bene, perché se voi per esempio avete una struttura che è fatta così, quindi ha una capacità portante
addirittura più alta della D, però qui è troppo flessibile, la nostra struttura non potrà essere mai utilizzata con comfort. Quindi guardare solo la capacità portante è guardare in maniera strabica solo un aspetto del comportamento strutturale, come è strabico, miope, guardare soltanto il comportamento dell'esercizio. La verifica della struttura deve essere fatta considerando proprietà, caratteristiche in esercizio e poi anche le modalità di collasso, le capacità portanti. Quindi devono essere buone sia questa che questa. È per quello che, usando il formato stati limite, cerca appunto di bilanciare, di equilibrare i due aspetti. Bisogna controllare che vada bene, sia sufficientemente rigida per noi in esercizio e struttura, e abbia una buona capacità portante con una agilità e quindi per esempio anche assenza di punti di stabilità. Ecco, queste quattro proprietà qui sono le proprietà, diciamo, che abbiamo chiamato elementari, no? Delle strutture. Ci sono poi altre tre proprietà che invece sono più complicate, e noi accenniamo solo e non riusciremo a fare delle valutazioni quantitative. Queste, a parte la duttilità, riusciremo a fare dei calcoli anche allo scritto in tecnica. Sulle tre che vediamo adesso invece non si riescono a fare delle considerazioni quantitative, però è bene che voi abbiate in testa anche gli aspetti che sono qualitativi. Allora, le tre proprietà, le tre caratteristiche, le tre requisiti strutturali che vediamo adesso sono un po' più complicati, li vediamo almeno dal punto di vista concettuale. Se volete, nel progresso dell'ingegneria strutturale, questa parte qui ormai è assodata, consolidata, no? Mentre, e quindi sicuramente tutte le nostre strutture, anche le più semplici come le nostre, devono rispettare questo. Questi invece requisiti che vediamo adesso sono quelli più delicati e che, per esempio, quelli che di voi avranno il compito di progettare o analizzare strutture più complicate dovranno considerare, perché sono quelle che adesso la società civile richiede alle costruzioni. Allora, le proprietà, diciamo, di sistema sono, se volete, prima di tutto la durabilità. La struttura non deve stare soltanto essere performante, avere la capacità portante, essere rigida il giorno in cui la struttura è inaugurata, no? Dopo deve avere le stesse caratteristiche dopo un anno, poi tendenzialmente anche dopo due anni e così via. Quindi tendenzialmente la struttura, se deve essere usufruita per 50 anni, per 50 anni deve mantenere le sue caratteristiche. Quindi questa durabilità, aggiungere dimensione a questo quadro. E questa è la fotografia fatta in un momento. Adesso dobbiamo aggiungere, come se aggiungessimo, un asse temporale che è misurato in anni per la nostra struttura. Allora, quello che noi sappiamo di sicuro è che se io prendo una di queste qualità qui, per esempio prendiamo la capacità portante, io mettiamo l'H max della mia struttura e qui faccio un diagramma nel tempo. Se il progetto è una struttura che deve essere, che ha una vita utile, quindi deve essere usata per 50 anni, vuol dire che qua in fondo arrivo a 50 anni. Questo è il momento zero in cui inauguro la mia struttura. Allora, se pensiamo alla capacità portante, tipicamente qui posso mettere una soglia che è la mia domanda prestazionale, ovvero la mia struttura deve sopportare questo livello di carico. Quindi questo è il livello di carico, ad esempio quella spinta lì richiesta. Questa qui è la domanda. Va bene? Supponiamo, ad esempio, facciamo un esempio molto semplice. Supponiamo di avere
una fune, oppure quell'elemento là che sostiene il proiettore. Il proiettore pesa, quindi questa è la mia H, che è in verticale, questo è il sostegno del proiettore. Supponiamo il proiettore, dopo lo cambieremo perché tra 50 anni chissà cosa, ci saranno gli ologrammi, chissà cosa, no? Però diciamo concettualmente può essere anche, non so, la catena che supporta un lampadario o qualsiasi cosa, no? Allora, la capacità resistente di questa fune qua, questa qui sarà una fune con un certo diametro. Allora, per questo elemento qui è chiaro che la resistenza, la capacità portante è greco R quadrato, che è l'area della mia fune se circolare, poi per il tasso di lavoro, ad esempio, è YD. Quindi questa è la resistenza. La resistenza, poniamo di aver progettato la mia fune qui, con questo valore qua, è chiaro che la resistenza, in condizione nominale, quando inauguro il mio albergo, quando dove c'è sotto la catena con il lampadario, oppure quando sono lì, la resistenza è più alta del carico a cui è appeso. Nel tempo, questo livello qua di resistenza non resta costante, e non resta costante tendenzialmente, sicuramente per effetti ambientali. La termodinamica sicuramente c'è un progressivo decadimento delle proprietà caratteristiche meccaniche, poi magari potrebbe essere anche che, se per esempio non è un lampadario molto semplice, oppure magari è una struttura esposta al vento, ciclicamente la struttura oscilla, oppure se è un ponte, se questo è il sostegno di un ponte, ogni volta che passa il treno sul ponte, ciclicamente viene sollecitata con un fenomeno che viene detto fatica la struttura. Questa degrada comunque le sue capacità portanti. Il che vuol dire che se io misuro la mia capacità portante nel tempo, in termini ideali, noto che la capacità portante decade nel tempo. Nel decadere, diciamo, può succedere che a un certo punto io arrivi ad essere, dopo un certo periodo, ad avere uguaglianza tra capacità portante e carico appeso. In quel momento lì sono al limite del collasso. Se passa un po' dopo, la risposta, la capacità resistente più bassa, il carico più alto, la struttura collassa. Per esempio anche elementi secondari, come ogni tanto si legge, purtroppo, pensate, sui giornali spesso si legge magari di, pensate di invertire la situazione, ci sono delle volte le situazioni in cui dei lampioni per corrosione, no? Collassano e purtroppo magari finiscono sulla macchina e così via. Le strutture in genere perdono o perché le vengono utilizzate quindi per fatica, oppure solo anche perché stanno in un ambiente esterno dove piove eccetera, magari in un ambiente inquinato, in una zona industriale, così via, perdono capacità portante. Quando questa raggiunge il carico c'è il collasso. Per ovviare a questa cosa qui ci sono due possibilità: è partire più in alto, quindi sovradimensionare le strutture in modo tale che dopo ci sia sempre il decremento, però io arrivo sano e salvo a 50 anni. Per esempio, quando qualcuno di voi farà piattaforme offshore, i tubi in acciaio hanno degli spessori iniziali più grossi di quello che serve, perché poco alla volta la corrosione si mangia un po' di acciaio. Alla fine dei 20 anni o 15 anni che la vostra piattaforma offshore deve essere in uso prima che sia smaltellata, si deve arrivare al fondo con lo spessore giusto minimo per avere la resistenza. Oppure, quando mi accorgo di questa situazione qui, posso intervenire e per esempio con un'operazione di manutenzione straordinaria posso rialzare la capacità resistente delle mie strutture in modo tale che dopo si ricomincia a decadere, però arrivo in fondo. Facciamo anche un esempio perché è bene anche rendersi conto. Se voi pensate questo che è un esempio quasi stupido, questo qui è un
lampadaria che sta sul lungomare, no? Voi potete pensare che la resistenza è fatta in questa maniera qui, y r quadrato fyd, in effetti la resistenza varia negli anni. Perché? Y resta tale quale, l'FYD possiamo ritenerlo sia tale quale, però per esempio il raggio non è costante, perché se questa è la vostra sezione del vostro cavo, se queste qui sono il vostro R, l'R è quello nominale iniziale, R0 che avete qui, a cui ogni volta viene tolto, viene sbucciato un pezzo per corrosione, per cui dopo un anno il vostro cavo che era così diventa un po' più stretto, dopo due anni e così via. Quindi il vostro diametro, scusate, il vostro raggio, ovvero il vostro diametro, non è costante in funzione del tempo. E normalmente si considera un delta R che è la perdita per corrosione superficiale ogni anno per il numero di anni, quindi l'andamento nel tempo del vostro raggio è una funzione anche semplice. Questo numero qui, questo delta R, fatto su basi sperimentali, se voi fate per esempio, siete consulenti per il porto di Civitavecchia, vedete, sapete ogni anno la corrosione, il sale marino, il vento, l'aria, quanto li porta via. Naturalmente questo numero qui è un numero che va da 0,1 a 1 mm all'anno, dopo dipende dalle situazioni, no? Quindi per intenderci, se voi avete un diametro per esempio di 20 mm, ovvero un raggio di 10 mm, se siete in un ambiente molto corrosivo come questo, nel giro di 10 anni il vostro cavo, il vostro elemento di acciaio è praticamente scomparso. Tenete presente che l'un millimetro lo perdete sul profilo, quindi perdete un millimetro da questa parte, un millimetro da questa parte, un millimetro tutto intorno, no? Quindi questo è un aspetto che si può calcolare. Poi se la struttura è semplice, qui potreste fare per esempio, fatevi un esercizio, vedrete che per esempio la resistenza in questo caso qui, se volete lo facciamo qua, la resistenza per esempio là in funzione del tempo è una funzione che non è così dolce, ma è una funzione ancora più brusca perché ha la concavità dall'altra parte, no? Poi vi faccio notare anche che questo aspetto qui è una cosa che si può calcolare, noi non lo facciamo perché abbiamo tante cose da vedere quest'anno, ma per esempio anche quando voi andate in giro, ed è una cosa che vi dico sempre, che guardate le strutture, no? Pensate come mai sono fatte in quella maniera lì. Se voi andate in un porto e vedete i dolphin, che sono i tubi, quelli impiantati, i pali impiantati nel fondo marino quando arrivano le navi che devono attraccare, le sezioni sono sempre circolari cave. Invece se voi guardate qui, le sezioni sono, nell'edilizia civile sono normalmente così. Qual è il motivo? Il motivo è che se io mettessi questa sezione qua vicino al mare, la corrosione agisce su tutto il perimetro e ogni volta mi viene tolto da 0,1 a 1 mm, poi dipende. Quindi per esempio dopo un anno mi viene scavata la sezione da tutte le parti. In particolare nell'anima la corrosione mi scava da questa parte e da questa parte. Se la sezione è chiusa e dentro non c'è l'acqua marina, la corrosione viene solo da un lato, solo sul perimetro esterno. Quindi nelle costruzioni marittime dove abbiamo elementi in acciaio, l'elemento è un ambiente estremamente aggressivo e corrosivo, le sezioni che si usano sono sempre in acciaio, però di forma chiusa, perché si corrodono solo dall'esterno e non dall'interno. Le nostre edifici normali nell'entroterra possiamo usare anche questi, va bene? Questa è una cosa che dovete imparare. Noi ingegneri civili abbiamo il vantaggio che
tutto quello che dovremo fare è sotto i nostri occhi tutti i giorni, quando siamo sul grande raccordo anulare, quando siamo a Ostia, quando siamo a Civitavecchia. Quindi bisogna, voi dovete abituarvi a pensare perché io uso questo e poi uso quest'altro. No, ci sono dei motivi dietro. Gli ingegneri non è che fanno le cose a caso. Bene, questa è la durabilità, no? In particolare pensate ad esempio, se la struttura è iperstatica e magari io la corrosione è localizzata solo qui, perché i piedi di un edificio stanno più vicini all'acqua, oppure ce l'ho soltanto da questa parte qui, perché qui è proprio il fronte del mare, dopo se la struttura è iperstatica, con la corrosione per esempio, cambiando l'area delle mie sezioni, mi cambia anche la rigidezza di parti della mia struttura rispetto ad altre. Magari questa parte che è verso l'entroterra resta integra, questa che è invece fronte mare viene degradata di più. Nel cambiare questo, se la struttura è iperstatica, siccome cambiano le aree e quindi cambiano anche i momenti di inerzia, cambia la rigidezza della struttura. Voi sapete che se la struttura è iperstatica, lo stato di sollecitazione, quindi i diagrammi dei momenti e quant'altro, dipendono dalla rigidezza delle varie parti della struttura. Quindi nell'evoluzione del fenomeno vi cambia la rigidezza della struttura, quindi vi cambia anche lo stato di sforzo all'interno della vostra struttura. È un processo quindi evolutivo che va studiato anno per anno, non è complicato, bisogna avere eventualmente un calcolatore per seguire ogni anno questo comportamento qua, però si può fare. La cosa importante al nostro livello è almeno, primo, sapere che c'è, secondo, pensare anche alla forma di partenza, perché voi fate quello che volete, se mettete questa sezione che non è adatta all'ambiente marino perché è facilmente corrodibile rispetto a questa, già sbagliate la partenza. Quindi non c'è verso, la piattaforma offshore fatta con IPEN nasce già male, va bene? Allora, la seconda proprietà sistemica, diciamo, è un qualcosa di simile che riguarda la robustezza. Questo è un altro concetto storico dell'ingegneria strutturale e è una cosa che abbiamo sempre sotto gli occhi. Allora, i primi ponti sospesi fatti nel 700, 800 in Inghilterra, i primi ponti negli Stati Uniti, essenzialmente avevano delle pile, delle antenne anche molto tozze, poi qui era stesa una catena. Sono tutti gli anelli della catena, poi era disposto l'impalcato orizzontale e l'impalcato era più o meno sospeso con dei pendini a catena. Questo era lo schema dei primi ponti. Se voi invece guardate i ponti moderni, a parte tutto, sono invece fatti così. Allora, hanno sempre sotto la via di corsa orizzontale, no? Poi hanno sempre un elemento a trazione sopra, ponte sospeso, però il ponte sospeso è fatto così. Se voi andate da lontano vedete una fune unica, no? Se poi voi vi avvicinate vi rendete conto, togliete chiaramente la protezione perché i cavi sono tutti protetti in modo tale che comunque non entra la corrosione, voi vi rendete conto che all'interno dei vostri cavi, il vostro cavo è fatto da tanti fili, anche 100.000, tutti disposti in parallelo, sono quindi un fascio di fili. Questi ponti sospesi qua sono costruiti in questa maniera qui: prima si fa un cavo guida da una parte all'altra e poi c'è una specie di carrucola che fa lo spinning del coso, ovvero una carrucola che va avanti e indietro, ogni volta prende un filo, lo riporta qua, poi si ferma, poi ne prende un altro dall'altra parte e così via. In qualche mese questo ha fatto il chilometro tra una sponda e l'altra e ha disposto tutti questi fili.
Dopodiché i fili in genere vengono fasciati, bloccati come i nastri di capelli del signore, per tenere tutti vicini, però resta il fatto che sono 100.000 fili. Allora, perché prima si faceva così e adesso si fa così? Pensate di avere a parità di carico, di costo, di materiale e così via, le due strutture identiche, no? Quindi per esempio provate a pensare che abbiano la stessa risposta. La risposta della struttura così non è così semplice, però supponiamo che in termini di rigidezza, resistenza, duttilità e stabilità siano identiche, no? Qui però la cosa che si considera è questa. Supponete che per un qualche motivo qualsiasi ci sia una crisi locale, una rottura locale interna alla vostra struttura. Supponete che per esempio io qui taglio un anello della mia catena. Supponete che qui taglio un filo della mia cuneo. Cosa succede? Qui il ponte collassa. Perché ho tagliato la catena, automaticamente la catena si apre e poi collassa. Qui per un danno simile, ho tagliato un filo su 100.000, se ne taglio anche 1.000, non succede niente, sicuramente è un danno, però la struttura può incassare la crisi. Ecco, non abbiamo, se ci pensate, questa differenza di comportamento che è qualitativo, una cosa differente, è il motivo per cui questi non si fanno più, si fanno adesso tutti così. Non possiamo dire ma questa è più resistente di questa, non è vero, perché la configurazione nominale è resistenza la stessa. Non possiamo dire che una sia più rigida dell'altra, una più stabile dell'altra. Qui c'è una proprietà che non è tra quelle lì ed è la robustezza. Questa è una struttura robusta ai danni, questa no. A parità di danni, qui ho tagliato un elemento, è venuto di tutta la struttura. Qui invece ho tagliato un elemento dei 100.000 che avevo, non è successo niente. Alla stessa maniera, se voi ci pensate, l'esempio che abbiamo fatto qui prima, quando c'era l'edificio con una maglia molto fitta di elementi, è una struttura che di per sé è molto robusta, perché quello lì, per esempio, è il caso tipico di una struttura esistente in cui la struttura stessa si è dimostrata esistente, robusta. All'inizio degli anni 90 c'è stato un attentato nel Torri Gemelle, all'inizio degli anni 90, prima di quello del 2001. All'inizio degli anni 90 un furgone carico di esplosivo ha fatto saltare un pilastro alla base del Torri Gemelle. È come se avessi tolto uno dei pilastri del disegno che ho fatto prima. L'attentato è passato inosservato. Quasi non si va, non lo sapevate neanche voi, no? Per il motivo che non è successo niente. La struttura era molto robusta, potete pensare, se avete visto, se state sulle Torri Gemelle, sapete quante colonne c'erano, ne è tolta una, è stato un danno locale, non hanno riparato, non è successo niente. No? Quindi quella era una struttura robusta. No? È chiaro, se voi invece pensate all'altro schema che avevo fatto, tutto l'edificio si sosteneva su un pilastro, se questo pilastro collassava era. Dopo invece nel 2000, con il successivo attentato, la struttura ha avuto anche il suo comportamento, la sua robustezza, perché malgrado sia entrato dentro un aeroplano nelle Torri Gemelle, per un'ora o qualcosa del genere è riuscita a resistere, oltretutto lì c'era anche un incendio, quindi è una cosa differente. Quindi è chiaro che tutte le strutture a un certo punto muoiono, no? Però è anche la modalità di morte è interessante. Questa è una capacità della struttura di incassare dei danni, no? In maniera diciamo proporzionale, senza cadute, collassi catastrofici, differenti di questo. Se volete, quindi possiamo fare un diagramma fatto in questa maniera. Qui possiamo mettere la capacità portante della struttura, per esempio. Qui possiamo mettere non il tempo, ma se volete la magnitudo, la grandezza del danno dell'evento negativo. Potreste per esempio farvi uno studio mettendo come magnitudo il carico di incendio, quando è stato grosso l'incendio, oppure un altro evento negativo, potreste mettere anche i chilogrammi di tritolo, no? Oppure il numero di sezioni che tagliate. Ecco,
È chiaro che anche qui partite nella condizione nominale con questo valore qua. Dopo, il comportamento della struttura in funzione del danno può essere di tanti tipi. Potrebbe essere così. Dopo guardate che alla fine, se la magnitudo è così grossa, la struttura muore. Se voi mettete 1 milione di chilogrammi di tritolo, qualsiasi struttura collassa. Se voi tagliate 1 milione di sezioni, qualsiasi struttura collassa. C'è poco da fare, no? Perché dopo, se viene un evento catastrofico, qualsiasi struttura muore. Però quello che interessa è come magari all'inizio, per danni anche limitati, la cosa, la struttura si comporta. Qui c'è, cioè, chiaramente ogni volta che avete un danno, man mano che cresce, perdete qualcosa. Non gli fa bene la struttura avere un incendio o così. Però un conto è avere un comportamento così, un altro conto è avere un comportamento di questo tipo qui. Questo qui è un decadimento brusco, in funzione anche di un danno piccolo, delle capacità importanti. Vedete che queste considerazioni qui, i requisiti elementari, quelli che abbiamo qui, fanno riferimento alla condizione nominale. Nominale, quando la struttura è inaugurata, oppure quando la struttura è integra, perfetta. Qui invece voi volete vedere come la struttura degrada le sue capacità nel tempo. Qui volete vedere come la struttura degrada le proprie capacità in funzione di un evento negativo, no? Per esempio, facciamo anche qui un altro caso molto semplice. Questo degli elementi tesi è una cosa che è tipica, no? Perché per esempio fate il confronto tra questi due schemi. Supponete che il carico P sia lo stesso, supponete che questi sono 3 funi, questa mettete la chiamata di area A. È chiaro che, per esempio, se ciascuna di queste aree qui ha A terzi, tra questa struttura e questa, in termini di carico e di acciaio, non c'è nessuna differenza. Questo è un cavo unico, qui sono 3 cavi di area A terzi. Quindi tanto il peso qua, tanto il peso qua, tanto acciaio qui, tanto acciaio qua. Però supponete, per esempio, che ci sia un danno locale, qui magari, per esempio, uno di questi perni qui si sfili, si corroda oppure venga a mancare. Qui, se parte questo collegamento qui, non c'è verso, la struttura collassa. Supponiamo che lo stesso perno invece perda di capacità qua. E a questo punto qui, se prima avevo in ciascuna asta condizioni nominali lo sforzo da P terzi, se in condizioni nominali qua dentro ciascuna asta aveva P terzi, adesso quando una è non attiva, supponete pure di cancellarla, che sia morta, le altre due possono comunque riuscire a stabilire l'equilibrio. E in particolare qui dentro finisce i mezzi. Quindi l'incremento di carico che ho da P terzi a P mezzi nella singola fune di quanto è percentualmente? P terzi vuol dire che ho 0,33 P. P mezzi è 0,5 P. Quindi in ciascuna fune passo da 0,33P a 0,5P con un aumento che è di 0,17P, quindi è 35%. D'accordo? Noi abbiamo normalmente coefficienti di sicurezza che sono, per i carichi gravitazionali permanenti, 1,35, per i variabili 1,5. Quindi questo incremento qui da 0,33 a 0,5 è un incremento del 35% del carico nella singola fune, che è assorbito dal coefficiente di sicurezza 1,35. Quindi se voi per esempio mettete almeno 3 elementi in parallelo, il crollo di uno, la rottura di uno in genere non provoca il collasso di tutto. È una regola generale. Se voi per esempio pensate a come sono unite le travi tra di loro,
trave principale e la trave secondaria. Tra le due travi c'è una squadretta con elemento in acciaio con almeno tre bulloni. Quindi se uno di questi bulloni cede, gli altri due riescono a sopportarlo. Quindi il fatto di avere una molteplicità di elementi rispetto a questo, una ridondanza, si dice, di elementi che possono sostenere il carico, sono quelli che sicuramente, se succede questo sul vostro lampadario, esce il metro dell'hotel e si rende conto che il lampadario è piegato, quindi dopo bisogna fare la riparazione, l'elemento si è rotto, però non è collassato. Questo è uno schema strutturale robusto, questo è uno schema strutturale non robusto. In particolare, per esempio, tutte le strutture isostatiche sono non robuste, perché lì, se fate collassare una sezione, collassa tutto. Le strutture ipostatiche possono essere eventualmente robuste. L'ultima proprietà è la resilienza. La resilienza riguarda invece quando voi avete una struttura che può essere, può avere il decremento di capacità portante per degrado oppure per un evento negativo, no? E la resilienza di misura una proprietà che qui non c'è ancora. Pensate questo, pensiamo di essere qui negli interventi di manutenzione, no? Oppure pensate anche qui, per esempio, supponete che io abbia avuto questo danno qui, adesso mi rendo conto che sono lì vicino a collassare, quindi devo ripararla. Qui, se usassi quello schema, questo schema qui, sembrerebbe che un intervento di manutenzione intorno qui magari aumento anche la capacità portante. Però in effetti questa misura qui, questa scala qui, può essere magari essere durata, non è istantanea, l'operazione di riparazione di struttura. Non è che schiocco le dita, non è riparato. Può richiedere un mese, tre mesi, sei mesi, un anno, cinque anni. No? Pensate anche ai recenti casi, per esempio il viadotto, quello che è collassato in Calabria. Quanto tempo ci voleva a ripararlo? Oppure pensate l'anno scorso in la linea quella che andava da Genova a Ventimiglia, quando c'è stata la frana. E dopo punta anche quanto, in quanto tempo riesco a riparare la cosa, no? Ecco, tanto più è veloce la riparabilità della struttura, tanto più riesco a rimettere in servizio in sicurezza la struttura, tanto più velocemente faccio questa cosa qui, tanto più la struttura è detta resiliente. Se volete, in maniera elementare, più è facile da riparare la struttura, più è resiliente. È un concetto che adesso noi quest'anno volgarizziamo in questa maniera qui, dopo è un concetto ben più regno di significati, per esempio per i trasportisti, questo è un concetto notevolissimo, perché una rete infrastrutturale, il collasso del ponte, dopo, se è l'unico ponte, io per esempio sono nato a Bolzano, e spesso e volentieri ho fatto delle verifiche su ponti che erano su una valle, all'inizio di una valle, ecco, se crolla l'unico ponte che va in Val d'Ultimo, lì dopo la valle resta bloccata. Se invece sono in un'altra situazione in cui ho più percorsi, magari la statale interrotta, ma posso andarci con la provinciale, con un altro ponte, così oppure c'è un'altra statale, così via, il sistema è ridondante, può anche riuscire a ripararlo in maniera più agevole, anche diciamo nel complesso, viene detto resiliente. Va bene? Ci vediamo domani.